Ma perché mi vengono in mente queste idee? Sempre così. Vabbè, prima delle vostre domande ho bisogno di fare una domanda al mio dottore, eh? E Gabri? È ancora presto per usare quella senza attacchi, vero? Meglio se uso questa ancora. Già non sono capace di andare su quella. Vado su quella? Dai, dimmi tu. Giusto per farti invidia rispetto al tuo panorama. Per la tavola, basta che non ti ammazzi. Se ti ammazzi, comunque conosco qualche ortopedico buono, eventualmente un ginecologo che ha trovato la laurea nelle patatine. In realtà puoi usare quello che vuoi, perché sei il mio atleta di riferimento e gli atleti devono prendersi dei rischi. Come? Mi sei che te hai dito? Fai bravo, va. Magari è meglio se uso gli attacchi. Già sono scarso abbastanza. Vabbè, proviamo a cambiare l'intro. E per chi la riconosce, che glielo vada a dire per Dio. What's up, snowboarders? Devi, numero uno. Sei anche italiano. Aiutami questo canale. Mamma, le mini bacchette da skier. Oggi è il 14 di novembre ed è esattamente un mese dall'operazione che ho subito al ginocchio sinistro, la terza. Chi mi segue in Instagram? Instagram, questo qui, vi consiglio di seguirmi anche tutti lì, in quanto potete vedere le foto che faccio, il mio lavoro e vedere soprattutto le storie in tempo reale e magari trovarsi, tipo adesso. Sa che vi ho chiesto di farmi qualsiasi domanda. Ma che cazzo? Sono arrivate più di 1000 domande, infatti vi ringrazio tantissimo perché è stato bellissimo. Ho scelto le migliori di voi, alcune serie, alcune veramente molto poco serie, e con la scusa di vedere come sta il mio ginocchio ho deciso di fare questo video rispondendo a un po' di vostre curiosità. Se questo video supererà, esageriamo, le 80.000 views e se magari arriverò a 50.000 iscritti, che non succederà mai, riproporrò questo format più avanti. Guarda qui che fa fondo, ciò so fatica fasi come fasi io ise matti. Visto le innumerevoli domande, partiamo subito. Chi me lo fa di camminare fin lassù? Quanto durerà la tua riabilitazione? Direi che sta andando. Come sei finito nel giro della nazionale? Avendo sempre snowboardato e avendo sempre fatto foto, ho un le due cose, tant'è che mi sono ritrovato negli anni a fotografare persone che hanno avuto un pezzo di storia nel mondo dello snowboard italiano e internazionale. Uno di questi, Filippo Crater, ora è allenatore della nazionale italiana di snowboard freestyle, e grazie a lui e grazie soprattutto ai ragazzi che mi hanno voluto, pian piano sono riuscito a fare in modo che loro credessero in me e che ciò che facessi a livello fotografico fosse importante. Mi piacerebbe che la Fisi destinasse un budget per una figura come la mia, al momento non è possibile, quindi per ora mi faccio pagare tutto da Albi ed Emil. Grazie. Metà novembre. Guarda che bello! Suoni qualche strumento? Slap like! Now! Checkmate! Suona lo strumento più bello del mondo. Sono una capra anche lì però, eh. Come hai iniziato a lavorare con aziende come Oakley, Bartons, Alitalia, Ducati? La mia carriera, tra virgolette, da fotografo è iniziata in un modo molto semplice. Ho preso le foto che facevo e ho iniziato a inviarle alle riviste dell'epoca. Un paio di riviste hanno cominciato a pubblicarmele. Da lì sono piaciute sempre di più, fino a quando un inverno ho preso la sana decisione di mollare tutto e provare a vivere di solo foto. Era praticamente impossibile. Tant'è che facevo tre lavori per riuscire ad arrivare a fine mese. Il passaggio a lavorare con aziende di un certo spessore è stato semplice, o diciamo naturale. Le mie foto sono piaciute e hanno iniziato a chiamarmi. Tutto lì. Quindi credo che se uno vale, prima o poi arriva. No, prima o poi, sempre. Speriamo sia così. Il Gruber ha mai letto i sottotitoli? Vi svelo un segreto, il Gruber non sa leggere. Ciao. Quanto è stato difficile e quanti sacrifici hai dovuto fare per arrivare a questo livello? Tantissimi. Però qualsiasi sacrificio abbia fatto è stato compensato da quando ottieni i primi risultati. Certo, è un mondo di squali. Molto spesso la gente preferisce la bassa qualità e il basso prezzo piuttosto che un'alta qualità e un alto prezzo. Però io continuo a lottare. Quali infortuni hai subito e che approccio mentale hai usato per recuperare? Mi sono operato 3 volte il ginocchio sinistro, 1 volta il ginocchio destro. Ho rotto entrambi i crociati, mi hanno tolto i menischi, hanno cercato di ricostruirmi la cartilagine. Nell'ultimo intervento mi hanno praticamente ripulito. Grazie, Gabri. Questo panorama è per te, eh? L'approccio mentale è solo uno, secondo me. Se hai una passione, se qualcosa ti rende vivo, tipo queste cose qua, non ci sarà mai nessun sforzo per tornare a fare ciò che ami. È normale, viene da sé. Riusciresti a fare dei video sugli snowboard tips, magari in collaborazione con degli atleti? Ce li ho già in mente, eh? Quindi iscrivetevi al canale qui sotto, schiacciando su iscriviti e attivando la campanellina, perché questo genere di video ho proprio in mente di farli, sia dalle basi che dai trick un po' più complessi. Cosa ne pensate? Solo se vi iscrivete, eh? Come ti sei sentito quando a Modena hai incontrato una gran parte di noi fan? È stato, a dir poco, meraviglioso. Come ho detto in un video, io sono soltanto un messaggero. Però sapere di aver creato un qualcosina di positivo apre il cuore. Quanto sei bello. Ma questa salita qua? Pausa. Perché non si vedono italiani ai Winter X Games? Non sarebbe un ottimo palcoscenico? Facciamo rispondere a chi magari ne sa più di me. Ci invitano, non ci vogliono, siamo brutti. Io. Richiedono notorietà, oltre che bravura. Quindi se sei tanto famoso, potrebbe essere che ti invitano. Sei americano e facile entrare nel giro. Per un europeo vuoi diventare super famoso o essere super forte e vincere le gare. Naso è dritto. Sei drittissimo. A questa domanda voglio metterci la faccia. Davvero odi gli skier? Qua ragazzi mi sa che non l'avete mai capito. A me piace prendermi in giro e con me le persone non autoironiche hanno poco da dividere. Io non odio nessuno e anzi gli skier mi stanno simpatici, mi piace un sacco prenderli in giro con le loro bacchette, i loro vestitini stretti. Quindi no,
non odio nessuno skier, anzi ho un sacco di amici skier. Prendetevi solo con un po' più di ironia, senza mai l'odio, mai. Come faccio a odiare qualcuno? Sono troppo buono. Se tutti ci prendessimo un po' più in giro, il mondo avrebbe molti meno hater. Siate gentili con tutti, rispettate chiunque rispetti la montagna. Chi non la rispetta invece potete prenderlo anche a calci in culo. Magari se ricomincio a salire arrivo lassù prima o poi. Roby, quando ti vedremo appellare? Non sono un amante delle splitboard, l'ho provato una volta e non mi ha dato una gran sensazione, però erano un sacco di anni fa, ora so che la tecnologia è cambiata e comunque non dipende da me ma da lui. Il signor Bragotto è riuscito a declinare l'offerta da parte di Barton Italia per l'utilizzo di una split dicendo: no grazie, io utilizzo le ciaspole. Adesso alle prime nevicate è qui che rompe. Mi dai lo split, ti prego, datemi lo split. A che età e come hai imparato ad andare in snowboard? Ho cominciato circa 18 anni, quasi 19, e con degli amici pazzi che venivano dallo skate. Abbiamo pensato che il modo migliore per imparare fosse andare in Monte Grappa in neve fresca. Un delirio, però lo skate è tornato utile. Se una skier ti chiedesse di uscire, cosa diresti? Io non la considererei. Beh ragazzi, ma che domande facciamo qua? È pieno di skier carine. Ovvio che considererei tutto. Meglio rosse, anche bionde, va bene. E la mora? Andrebbe benissimo anche. Ciao Silvia, ha scelto di star col crucco. Maria si intriga ste bacchette. Ma perché lo spritz da voi costa così poco? Perché abito nella regione più bella del mondo. Fai una presentazione della tua attrezzatura per l'inverno. Non solo la tavola ma anche l'abbigliamento. L'unboxing sta arrivando, basta che arrivi il materiale. Contenti? Cosa ne pensi della tua fanbase? We love you Roby, che sboro. Questo è Davide, ovvero un ragazzo giovanissimo che si è inventato una pagina che si chiama Roby Bragotto Memes. Non va neanche in snowboard lui, però è di una simpatia unica. Dateci un'occhiata. Penso di avere la migliore fanbase del mondo. Ho pochissimi hater, quindi adesso siete obbligati a scrivermi qualcosa di cattivo. Siete meravigliosi tutti. Le ragazze di più però, ne sono così poche. Faresti delle discese con gente che non è bravissima sullo snowboard? Ma che domanda, vado sempre con Gruber. Ed infatti sono molto scarso. Te sei sempre molto più veloce di me, più bravo, cammini di più di me, sei bravissimo. Ciao Gruber! Sono abituato a gente che non sa andare giù. I risultati che ottieni con YouTube sono all'altezza delle tue aspettative? Se no, cosa ti spinge a continuare nonostante la fatica che comporta montare e editare tutti i tuoi video? Te me fai rabaltare dai ridi. Non lo so in realtà, perché non mi aspettavo niente da questo canale. Quindi qualsiasi risultato è già molto positivo per me. Ed ho avuto un bel riscontro, è indubbio. C'è da dire che fa un po' male al cuore vedere quanti milioni di persone guardino video fatti nella propria cameretta, che magari non hanno niente da dire o che magari fanno solo vedere qualcosa che è successo in TV al posto di supportare chi merita. Quindi sì, sono contentissimo ma anche un po' amareggiato. Mi piacerebbe provare a cambiare le cose, so che è quasi impossibile. Ciò che mi spinge a continuare a fare video è il fatto che sono contentissimo di dare voce a un mondo, quello dello snowboard italiano, che altrimenti sarebbe poco considerato. Certo, ne faccio pochi perché il tempo a disposizione mia è veramente poco. Devo lavorare, ciao ragazzi, devo vivere, ho un appartamento adesso da pagare. E a tal proposito, vuoi un aiuto per il nuovo appartamento? Da chi? Sarebbe fantastico. Vi ricordo che il link per fare donazioni PayPal è sempre qui sotto in descrizione. Sono arrivato a un quarto del drone, forse un quinto. Sappiate che se volete supportare il canale è qui sotto, non c'è niente di male. Altrimenti fa niente, i video continuerò a farli lo stesso. L'appartamento lo metterò a posto fra 10 anni. Go piscai ragazzi. E poi non posso privarmi delle birrette, delle feste, di tutto ciò. Deia, come eri da adolescente? Un punk a bestia. Facevo un istituto d'arte, mi coloravo i capelli 2 volte al mese. Andavo in skate, andavo dentro i centri sociali. Non ero mai a casa. Scappavo quando ci stavo, era una figata. Avevo degli amici esattamente come me, alcuni li sento tuttora. Vi auguro di avere la stessa adolescenza mia. Si cresce bene quando non si ha niente. Qual è il tuo obiettivo più grande nell'ambito della fotografia? Qui non so se ci crederete, ma è la pura verità. Io sono perennemente soddisfatto. Quindi il mio obiettivo più grande, ma anche la mia più grande paura, è che un giorno possa piacermi ciò che faccio. A livello fotografico intendo. Sarei un po' spaventato, perché confido nel migliorare sempre. Quindi è difficile che qualcosa mi piaccia. E a tal proposito, ci mostri la foto che hai fatto al Gruber per il Red Bull Illum, di cui avevo fatto un video a riguardo. Lascio la i qui sopra. Sì. Pronti? Op. Voilà. No, ve la mostrerò solo su Instagram, il mio Instagram, questo qui, esattamente il 25 dicembre. Quindi tenete d'occhio Instagram, seguitemi lì e il 25 di dicembre vi mostrerò sia la foto che avevo fatto a Simon e vi spiegherò sia com'è andata e cosa ne penso. Oddio, non gaffo più Tosi, non gaffo più. È stato un momento nella tua vita che ti ha portato ad essere uno spirito libero? Sei nato così? Ma un po' credo di esserci nato e un po' credo che chiunque ci nasca. Però sono convinto che le esperienze che si fanno durante l'adolescenza ti portino a essere la persona che sarai da grande. Quindi siate sempre gentili, uscite di casa, non state davanti ai videogiochi se volete un consiglio. C'è un mondo fuori che è bellissimo e che va esplorato. Buttate il naso fuori di casa, non solo vi rende liberi, vi rende anche migliori, mio punto di vista, eh. Ma vuoi mettere e non vedere una meraviglia simile piuttosto di stare a casa con i videogiochi? Vai ancora a suonare i campanelli di notte? Questa è una persona che mi conosce. Sì, lo faccio tuttora. E quando mai smetteremo? Pausa. Se ne avessi la possibilità, ti piacerebbe di collaborare con enti per la promozione del nostro territorio? Forza Bassan. Certo, ho lavorato più volte con la regione del Trentino Alto Adige e mi ha dato dei lavori bellissimi dove ho potuto esprimere tutto me stesso al meglio. E mi piacerebbe collaborare ancora, valorizzare il proprio territorio e soprattutto dove si vive, è un onore e una cosa meravigliosa. Quindi sì, assolutamente. A proposito, Veneto e Bassano non mi hanno mai chiamato in vita loro, So qua. T'è caldo, Magari Jäger te. Alla vostra. Il tuo miglior trick? So neanche se devo rispondere.
Beh, questo è. Ma sto raduno tanto nominato, quando lo organizziamo ho scoperto che è praticamente impossibile, perché non andrà mai bene a tutti e soprattutto non riesco a dirvelo con largo anticipo. Magari, senza promettervi nulla, proveremo a fare qualcosa a fine stagione. Cosa ne dite? Appunto per questo seguitemi su Instagram e ve lo comunicherò attraverso le storie, magari a Campiglio, ma giusto perché mi ospita Maffei. Ah, questo se bea. Attose come si t'ho messo? Ben cari, avevo una tosata una volta e era bea, sembrava fatta per me e sembrava quasi che nasce tutto ben. Poi era mega moa, convinta che fosse colpa mia, savi, e si è messo insieme a uno poi stra grosso. Cosa ha avuto fare? Forse non ho perso niente, non lo so. Come volete che sia messo? Una disperazione. Andate voi via con atleti sempre. Secondo voi le ragazze chi guardano? Loro o me? Certo, io sono più simpatico. Certo, queste bacchette e servo in salita, eh. Sono in salita però. Cari skier, se eliminaste le bacchette e uniste i due sci e vi metteste di traverso, sareste così più simpatici. Vi voglio bene, soprattutto alle ragazze però. Non che credo, sto quasi arrivando. Ricordati che devi assolutamente fare un video dove insegni a Klaus ad andare sullo snowboard. Ma magari. Però facciamo prima a chiederglielo a lui, no? Ciao Roby. Guarda, per appena arriva un po' di neve, anche a Bardonecchia, andiamo lì, facciamo una radunata. Mi insegna ad andare sullo snowboard. L'ho sempre snobbato, ma sono pronto ad imparare. Dai. Grande Klaus. Persone così positive fanno solo bene all'umore e a tutto. Scusa Roby, per Cassago de Pianiga? Ruma terra morti de fi. Non ve l'aspettavate questa, vero? Sono povero, cosa mi consigli di rapinare? Negozio, bancomat o casa di Gruber? Io lo faccio mensilmente, casa di Gruber. Quanta neve c'è? Più facile dividere un atomo o arrivare a fine giornata senza pensare alle birrette? Che domanda scontata. È impossibile arrivare a fine giornata senza pensare a una birretta. Chi acchiappa di più nel team della nazionale? Ma secondo voi? Faccio rispondere all'esperto. Il re indiscusso si è fidanzato. Era un coach, sono delle belle leggende che girano. Che anche gli altri sono tutti fidanzati. Quindi siamo rimasti io e Emiliano. È una sfida aperta. E non fossi fidanzato? Mancato. Albi ha dei gusti un po' più delicati. Emiliano punta più sulla quantità. Quantità o qualità, voi cosa dite? Incredibile, sono arrivato. Ho più fatica così che in bici. E vi chiedete perché vado in montagna? Provate a rifarvi la domanda adesso. Ma quante birre bevi al giorno? Ragazzi, sia chiaro, io non è che bevo tutti i giorni. Bevo quando ci sono le occasioni giuste. Quando si va a far festa, quando c'è da divertirsi. Bicchiere di vino, una birretta, non ha mai ucciso nessuno, eh. Beveva anche Gesù. La moltiplicava poi. Salute. Cos'è rival Nebbion? Dea no. Dea sì. Dei, va via. Passeresti una giornata con nazionale di parapendio acrobatico? Subito! Birretta messa via. Perché il tuo cane si chiama Ugo? Ebbene sì, c'è solo una risposta a questo mondo. Coso. Esattamente così. Poi sì, io aspetto sempre che Penny mi risponda al telefono. Non lo fa mai. O non lo fa più. Peccato. Cosa ne pensi di chi non rispetta la montagna, soprattutto la neve? Penso che farebbe bene a pensare a quanto è bello questo mondo. Perché prima o poi non sarà più così. E probabilmente molto presto. Ah, sole di nuovo! Mamma che meraviglia. Dopo essermi ribardato che stavo congelando, direi che comincio ad andare giù. Ciao casa, vediamo presto. Andiamo giù di qua. Ora, dopo aver risposto alle vostre domande più interessanti, fatemene ancora. E se questo format andrà bene, lo riproporrò prossimamente, magari all'arrivo di 50.000 iscritti. Risponderò a questa, a questa, a questa e questa nel modo che mi viene meglio. Pronti? Oh mamma, non mi sembra vero. 30 giorni dall'operazione. Cos'è per me la montagna? Tutto questo. Esiste qualcosa di più divertente al mondo? Sì, vabbè, a parte quella roba lì, credo proprio di no. Non potrei mai stare senza. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, fatemelo sapere qui sotto e seguitemi su Instagram. E andate in montagna perché è troppo divertente. Ci vediamo alla prossima. Au! Quanti 50.000 iscritti, 50.000 follower su Instagram, faccio un video con questa.